Ah beh, diciamo che ho capito del problema. La stavo usando e non funziona più. Non arriva più corrente. Proviamo di nuovo. Niente, stacchiamo la corrente. Vediamo se riusciamo a ripararla prima di acquistare un'altra. Quando non vengono sulle viti, la cosa migliore è fare così. Cercare di magnetizzare un po' la punta. Questa è uscita. Magnetizzando un po'. Oh, eccola qua. Questa copertura qui gira leggermente, non capisco perché. Gira appena appena, ma non va né avanti né indietro dopo. Ma non so. Cavolo, ho fatto a metterlo. Quindi devo comprare un altro. Tu dici per 15 euro compri un altro. Che cazzo, però li fanno apposta che non devi aprirli. Cioè non capisco come si fa. Qualcuno ha un'idea, faccia sapere. Non riesco ad allargarlo perché sono chiusi qua dietro. Questo non so proprio, lo devo spaccare. So io. Secondo me. Proviamo a mettere i guanti, vediamo se riusciamo. Se usciamo con i guanti, dai, forse inizia a girare. Sembra che ha una rotazione e poi si blocca. Così è chiuso. Ma vediamo un attimo di capire. Si blocca. Questi misteri già conosciuto. Quindi deve essere una specie di vite. Gira. Gira, ma non mi fa fare niente. È un rebus già questo. Questo è già un rebus. Che abbia una scanalatura per staccarsi sulla corsa, vediamo. Ah beh, questa è bella. Gira ma non si stacca. Ovvio, non si dovrebbe staccare per sicurezza, è chiaro. Boh, sono già fermo, ragazzi. No,
alla fine ho dovuto rompere il coperchio per aprirlo. Vabbè, dai. Allora, vediamo solo se arriva corrente. Corrente ne abbiamo 230. Fino a qui c'è corrente. Qui dovrebbe partire, sembrerebbe il motorino che non va. Sempre attenzione, vediamo se c'è corrente qua al motorino. C'è corrente qui all'interruttore. Sembra un problema all'interruttore, forse. Sto chiamando la corrente. Staccata. Non funziona più. Ora mi tengo qualche parte di ricambio. E niente, ne devo comprare un altro. E costano 15-20 euro, se fai su una fonda carrozziere. Adesso lo apriamo giusto per curiosità. Dentro ci deve essere una resistenza e il motorino faceva da ventilatore, no? Per sparare fuori l'aria. Corrente staccata, sì. Che aspirava l'aria e la buttava dentro la resistenza di ceramica. Pensa a te. Allora, qui c'entra la resistenza. Ah, si apre così. Tanto lo butto quello che non mi serve. Allora, solo per vedere com'è fatto. Com'è fatto? Sai che c'è il programma? Com'è fatto?
come hai fatto? Come hai fatto? Tiriamo via sta linguetta. Poi arriva qua. Guarda. Ah beh, diciamo che ho capito dal problema. Bene, il problema è che l'ho fatto andare con questo caldo eccessivo che c'era e la resistenza si è completamente bruciata, vedi, tutta spappolata. Ma già, quindi si è interrotto la resistenza di calore, no? Ecco, quindi non andava mai più questo. Ma già, ovviamente si è spezzata qui. Qualcosa pende anche qui. Vedi, tutto rotto. Quindi non, io pensavo avesse un fusibile all'interno. In realtà si è consumata, guarda. Quindi questo ovviamente ha una durata, una vita e dopo un po', col calore che si sprigiona, vedi, si è completamente spappolato. Doveva essere continuo, vedi, invece qui abbiamo già due anelli separati, qui si è unito tutto, qui si è addirittura insieme. Vedi, va bene, niente, non era riparabile. Allora dai, l'abbiamo aperto per capire il problema. Quindi abbiamo sicuramente un motorino che funziona ancora. Allora facciamo al massimo 30 volte, vediamo se si muove con 30 volte. Sì, guarda. 30 volte va. E va alla grande anche. Oh, 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 oh. 30 volte. Perfetto. Motorino a posto, magari serve per qualche altro progetto, no? Vedi? Ha anche il suo convogliatore. Quindi motorino, interruttore, un cavo ottimo, bello morbido. E boh, un tubo che magari, non so, prima di buttarlo lo mettiamo da parte. Se ti è piaciuto il video, un pollicione e iscriviti al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ragazzi.